Ciao a tutti amici e benvenuti a questa puntata di Storie dal Mondo prenatalizia. Mancano ormai 3 giorni a Natale e questa, vi annuncio, sarà la penultima puntata dell'anno delle mie live. L'ultima di Storie dal Mondo, ma poi la settimana prossima faremo una live sulla storia del popolo ebraico, sull'operazione Kinder Transport, Hitler contro la Repubblica Cecoslovacca, dove parleremo dello Schindler List britannico. A cui è stato dedicato un film appena uscito, One Life, Nicholas Wilton. E quindi oggi concludiamo l'anno 2023 con Storie dal Mondo. Ormai è, se non ricordo male, siamo al terzo anno di Storie dal Mondo, perché mi ricordo che la prima live è stata fatta più o meno l'antivigilia di Natale sulla situazione degli accordi di Dayton, sulla guerra nell'ex Jugoslavia, se non ero, nel dicembre 2020. Quindi sono oggi 3 anni di Storie dal Mondo. Almeno di quanto riguarda, per quanto concerne, i miei format. Oggi chiudiamo l'anno parlando di un tema che mi ha sempre appassionato molto, e cioè la storia russa, in modo particolare il nonno dell'ultimo zar di Russia, Nicola II, e cioè Alessandro II, lo zar liberatore. Innanzitutto, Alessandro II è un membro della famiglia Romanov, appartiene alla dinastia dei Romanov. I russi, la Russia ha conosciuto due grandi dinastie, quella dei Riurikidi, quella a cui apparteneva per intenderci Ivan IV, detto il Terribile. Poi, dopo la dinastia dei Riurikidi, ci fu un periodo detto dei Torbidi, dove la Russia fu soggetta ad invasioni di popoli stranieri, come diciamo svedesi, polacchi, eccetera. E poi inizia la dinastia Romanov con il primo zar della dinastia Michele I, Michele, Alessio I, peraltro il padre di Pietro Grande, e lo zar preferito di Nicola II Romanov, l'ultimo zar di tutte le Russie, tanto che gli dedicò un ballo in maschera dove lui e la zarina si vestirono come lo zar Alessio e la moglie, e la corte di San Pietroburgo di inizio Novecento era abbigliata come la corte di Alessio I, lo zar Mite, il Mite. Tra l'altro, lo zar Alessio I fu colui che creò, che istituì la servitù della gleba, il servaggio dei contadini, e che venne proprio abolito dallo zar liberatore, non per caso, Alessandro II. La Russia si apre all'Occidente con Pietro I il Grande, che costruisce la nuova capitale, non più Mosca, ma San Pietroburgo, che doveva essere una finestra sull'Occidente nell'anno 1703, e impone una occidentalizzazione del paese. E quindi, sebbene la Russia fosse sotto Pietro Grande una monarchia assoluta, assolutistica, un'autocrazia, chiaramente l'autocrazia, Pietro Grande si propone come monarca riformatore, come monarca illuminato sulla scia dell'assolutismo illuminato europeo, e sulla sua scia continuerà uno dei suoi successori, una donna, non la moglie Caterina I al secolo Marta Skavronskaja, ma bensì Caterina II, una principessa tedesca di nome Sofia, che sposerà Pietro III, lo deporrà con un colpo di stato e poi diventerà zarina. E sarà praticamente artefice di importanti riforme. Oggi parliamo di Alessandro II. Non dimentichiamo che la Russia, con Alessandro I, che era lo zio di Alessandro II, in quanto Nicola I, che succedette ad Alessandro I, era il fratello minore di Alessandro I, che era senza figli. Alessandro I combatté contro Napoleone, riuscì a ricacciare Napoleone indietro, la grande armée che non riuscì a conquistare la Russia, sconfitta dalle 3F, fame, fuoco e freddo, come si è visto nella live su Napoleone e Giuseppina, e entrò vincitore a Parigi. La Russia, con Alessandro I, partecipò alle coalizioni europee contro Napoleone, divenne una potenza europea vera e propria, e tant'è vero che fu uno degli fautori e degli artefici della Santa Alleanza e della restaurazione, che inizia con il congresso di Vienna a partire dal 1815. Ad Alessandro I succede il fratello minore Nicola I, doveva succedergli Costantino, ma Costantino rinuncia al trono perché si era invaghito di una aristocratica polacca, e quindi gli succede Nicola I dopo la rivolta decabrista del dicembre del 1825. Nicola I era un sovrano estremamente conservatore e diciamo un sovrano che chiaramente, come vi dicevo, conservatore, ma un sovrano un po' all'antica, che isola la Russia da ciò che stava accadendo in Europa. Nel 1848 ci furono le grandi rivoluzioni, l'anno delle grandi rivoluzioni europee, che toccarono tutti gli stati d'Europa tranne due: il più evoluto dell'epoca, cioè la Gran Bretagna, e il più arretrato, cioè l'impero russo zarista.
Tra il 1853 e il 1856 ci fu la guerra di Crimea, che iniziò sotto lo zar, con lo zar Nicola I, dove la Russia si trovò ad affrontare una coalizione composta dall'impero ottomano e che era alleato con la Gran Bretagna, con la Francia e poi anche con il Regno di Sardegna, guidato dal primo ministro Camillo Benso, conte di Cavour. E la Russia perde in modo clamoroso. Nicola I muore improvvisamente, si dice che fosse disgustato, deluso dalle sorti della guerra, che ormai era persa, partecipò una giornata molto fredda, si vestì in modo molto leggero, si prese quello che le nostre nonne chiamavano un accidente, morì forse di polmonite o qualcosa del genere, e gli succedette il figlio Alessandro II, il secondo a portare questo nome come zar di tutte le Russie. E Alessandro, quando nasce, era già l'erede designato, era lo zarevice, cioè l'erede al trono, e viene educato in tutto e per tutto per essere un bravo zar. Visita tutto il paese, viaggia per tutto il paese, è il primo Romanov a visitare la Siberia, che venne annessa all'impero sotto Ivan IV il Terribile, viaggia in Europa e si sposa con Maria, con la zarina Maria Alexandrovna, però era un tombeur de femme, era un vero e proprio tombeur de femme. E si dice che durante il viaggio in Inghilterra, ancora in gioventù, si invaghì della regina Vittoria, ma il papà gli disse che non era il caso, anche perché che lo zar di Russia sposasse la regina inglese non era proprio il caso, come si dice in gergo. In futuro accadrà che lo zar, per esempio Nicola II, sposerà la granduchessa, la principessa inglese Alice d'Asia, che era per parte di madre britannica, nipote della stessa regina Vittoria. Comunque all'epoca le grandi famiglie reali d'Europa erano tutte fra loro imparentate e diciamo la grande vecchia, in modo diciamo benevole e simpatico tra virgolette, era proprio la regina Vittoria. Non è un caso che durante la prima guerra mondiale, la grande guerra, il kaiser di Germania, Guglielmo II, Willy, fosse il cugino primo di Niki, lo zar di tutte le Russie, e che per un certo periodo la zarina di tutte le Russie fosse la nipote della regina d'Inghilterra, Vittoria, che era la madre di sua madre, la principessa, la fortunatissima principessa Alice, che morì di difterite, quando era sposata con il granduca d'Asse Luigi, padre della principessa Alice, poi Alessandra Fedorovna, zarina di tutte le Russie, l'ultima zarina, come viene ricordata da molti saggi, da molti libri. Alessandro II sale al trono e inizia una stagione di grandi riforme, di grandissime riforme, perché si rende conto che la guerra in Crimea viene persa perché l'esercito russo non è alla pari degli altri eserciti europei, e quindi riforma l'esercito, introduce il servizio militare obbligatorio tra i 20 e i 26 anni per gli uomini, che vengono estratti a sorte indipendentemente dal ceto sociale. E un'altra riforma riguarda l'accesso alla qualifica di ufficiale, che non è più riservata solo agli aristocratici e ai nobili, ma ai più meritevoli. Ora, questa riforma sicuramente buona, non fu sufficiente per evitare alla Russia una sonora sconfitta nella guerra russo-giapponese, come abbiamo già visto in altre live, tra il 1904 e il 1905. Riforma la giustizia civile penale. Prima di Alessandro II, l'amministrazione della giustizia civile penale era abbastanza primitiva, era molto mite la giustizia civile verso i debitori, che erano per lo più gli aristocratici, era draconiana quella penale verso gli imputati, che erano per lo più persone appartenenti al ceto popolare. Non, la professione di avvocato di fatto non esisteva, i processi si svolgevano non in pubblica udienza ma a porte chiuse, i giudici giudicavano appunto a porte chiuse sulla base dei rapporti di polizia della polizia imperiale, mentre ecco che con Alessandro II viene istituita la figura del giudice di pace per i reati meno gravi, viene previsto l'obbligo della giuria per i reati più gravi, viene valorizzata la professione dell'avvocato, che si afferma in modo particolare sotto il regno di Alessandro II, e ecco che i tribunali diventano una palestra per esprimere il libero pensiero, si allenta la censura, si afferma la libertà di espressione di pensiero, nascono giornali e riviste, e poi inoltre assistiamo a una grande riforma amministrativa, vengono creati gli zemstva, cioè assemblee rappresentative elettive a livello locale provinciale, che sono elette, di cui fanno parte proprietari terrieri, contadini, cittadini, abitanti delle città, che sono elette
dalle stesse categorie che ho appena elencato, che si occupano di, della manutenzione delle strade, dell'istruzione elementare, entrando in conflitto con la Chiesa ortodossa, ma un conflitto da cui sono vincitori, si occupano di sanità pubblica, della promozione dell'attività economica e che hanno veramente un grande successo. Tant'è vero che ci sono in molti a pensare che fosse necessario creare degli Zwenzfa, uno Zwenzfa, una sede rappresentativa a livello nazionale con funzioni legislative che avesse carattere perlomeno, quantomeno consultivo nei confronti dello zar. E nascono anche i primi consigli municipali, quindi la situazione migliora parecchio, ma la più importante riforma di Alessandro II fu l'abolizione della servitù della gleba nell'anno 1861. Vennero emancipati ben 50 milioni di contadini. La servitù della gleba era un'istituzione di carattere feudale medievale che in Russia continuava ad essere vigente e viene appunto smantellata dallo zar, che libera 50 milioni di contadini, indennizza i loro proprietari, lascia che i contadini continuino a vivere nelle case in cui abitavano e che continuino a coltivare i terreni che coltivavano, indennizzando con buoni del tesoro i loro proprietari dei terreni e delle case e facendo chiaramente in modo conseguentemente indebitare verso lo Stato i contadini per 49 anni, però ad essere garante del debito non era il singolo contadino, ma era la comunità villaggio. Sicuramente fu una riforma molto molto importante che aveva diciamo sostenitori sia tra i filo occidentali sia tra gli slavofili, e questo perché nella storia russa c'è sempre stata una corrente filo occidentale che voleva che la Russia, l'impero, si aprisse all'Occidente e una corrente che invece guardava alle popolazioni slave, però c'erano persone favorevoli all'abolizione del selvaggio sia tra i filo occidentali che tra gli slavofili, tra i filo slavi. E una riforma che viene parzialmente criticata perché chi la critica sostiene che i servi della gleba, i contadini ormai liberi, coltivassero meno terra che in passato, che venissero indebitati con lo Stato, però anche se i contadini continuarono una volta liberati ad essere privi di parecchi diritti civili, non potevano vivere nelle grandi città e erano in caso ed erano giudicati da tribunali locali che applicavano il diritto consuetudinario, comunque fu una riforma di portata epocale senza dubbio alcuno, ed non è un caso forse che proprio nello stesso periodo negli Stati Uniti d'America venne nel 1865 abolita del tutto la schiavitù del paese con l'introduzione del 13° emendamento, come si è già parlato in altre live, da Abramo Lincoln. Vi rimando al film Lincoln di Spielberg. Quindi diciamo che contemporaneamente viene abolita in Russia, senza bisogno di una guerra civile, la servitù della gleba, mentre negli Stati Uniti d'America viene abolita la servitù degli afroamericani, però questo in seguito, prima col proclama di emancipazione, ma in modo particolare poi con il 13° emendamento che entra nel 1865, poco prima che Lincoln morisse, e che viene poi considerato il capolavoro di Abramo Lincoln. Inoltre, durante il regno di Alessandro II nasce quella che si può chiamare intelligenza, perché chiaramente Alessandro II cerca di favorire al massimo l'accesso all'istruzione primaria ma anche superiore alle università, abolisce i limiti, le quote per praticamente NIA di accesso all'università, possono accedere alle scuole di istruzione superiore e all'università tutti coloro che ne sono meritevoli. Quindi aumenta il livello di istruzione e vengono concessi permessi per viaggiare all'estero, si favoriscono soggiorni all'estero per aggiornarsi, e però contemporaneamente nasce anche un'intelligenza che porta alla nascita dei primi movimenti rivoluzionari, del cosiddetto movimento populista. Quando oggi parliamo di populismo ci riferiamo a movimenti politici o parapolitici che sono vicini al popolo, che difendono il popolo dall'elite. Ci può essere, si è già visto, un populismo di destra e uno di sinistra. Per quello di sinistra parlo di oggi, del XXI secolo, le elite sono i padroni; per quello di destra sono le elite dell'Unione Europea, sono i burocrati di Bruxelles. Però, mentre nella Russia di metà dell'Ottocento, di metà XIX secolo, il populismo era un movimento rivoluzionario che poi diede origine, quando nacquero i partiti, al Partito Socialista Rivoluzionario, diviso in due correnti, una diciamo così moderata e una invece che non disdegnava il ricorso ad attentati violenti e terroristici contro figure di potere, funzionari imperiali, e fu proprio una organizzazione populista, la volontà del popolo, che poi uccise nel marzo del 1881 lo zar Alessandro II, ma di questo parleremo dopo.
E quindi ci furono degli, proprio perché una parte dei populisti non accettava il ricorso alla violenza, vedi Plekhanov si staccò e Georgi Plekhanov divenne il Mama Santissima della socialdemocrazia russa, una sorta di riferimento anche per Lenin, che poi fonderà il partito bolscevico, ma questa è un'altra storia e se ne è già parlato in altre live. Però non esisteva solamente un'intelligenza di sinistra che portò a moti a esperienze rivoluzionarie, ma esisteva anche un'intelligenza liberale che voleva democratizzare il paese, portare alla nascita di un'assemblea elettiva che fosse rappresentativa del popolo, quella che poi sarà chiamata Duma, portare a una costituzione. Ricordiamo che in Russia non esisterà nessun parlamento, nessuna camera consultiva con funzioni legislative, non esisterà neanche un primo ministro, ma fino alla fine della rivoluzione del 1905 e al manifesto del 17 ottobre del medesimo anno, di cui poi parleremo in seguito. E quindi nel governo di Alessandro II c'erano esponenti liberali, penso al dittatore del cuore Loris Melikov, che prima fu dittatore militare per arginare la violenza rivoluzionaria che imperversò soprattutto negli ultimi anni di regno dello zar tra 1879 e 1881, poi divenne ministro dell'interno, elaborò un progetto di riforma che prevedeva la creazione di una commissione legislativa con funzioni consultive, con membri composti in parte da membri di nomina regia, in parte invece eletti su base provinciale. Lo zar aveva approvato questa riforma il giorno prima che poi di essere ucciso, e poi il suo successore fece una sorta di colpo di stato e tornò indietro all'autocrazia più rigida e più severa. A Alessandro II succedette il figlio Alessandro III, il padre di Nicola II, però non era lui destinato alla successione, ma era il fratello maggiore Nicola. Educato come Zarevich per essere l'erede del padre, morì prematuramente dopo essersi fidanzato con la principessa Dagmar di Danimarca, futura Maria Fedorovna, moglie, figlia del re di Danimarca Cristiano IX. E poi, alla morte del fratello, diventò Zarevich Alessandro, che poi diventerà zar nel 1881 con il titolo di Alessandro III, che erediterà non solo il trono di Russia dal fratello, ma anche la fidanzata Dagmar di Danimarca, che poi divenne la zarina di tutte le Russie, Maria Fedorovna, la madre dell'ultimo zar Nicola II. E che poi tra l'altro fu sempre in lite, in rotta con la moglie Alexandra Fedorovna. Però vi ho già detto prima che lo zar Alessandro II era un vero e proprio Don Giovanni, sebbene ebbe la moglie Maria Alexandrovna, una moglie la zarina, ecco che intrecce una relazione sentimentale con Ekaterina Dolgorukaya, che era molto più giovane di lui, la conosce da bambina, poi quando è studentessa all'Istituto Smolny diventa la sua amante, passeggiano insieme nel giardino d'estate e si racconta che per vedere lo zar passeggiare con la sua amante fossero molte le persone, anche gli stranieri, che si raccoglievano nel giardino per osservarlo appunto a passeggio con l'amante. Ebbe tre figli dalla Dolgorukaya, un maschio e due femmine, e durante il periodo di massimo pericolo rivoluzionario ecco che se la porta a vivere a palazzo d'inverno, quando purtroppo la moglie stava per morire, era gravemente malata, e si dice che la moglie in fin di vita fosse costretta ad ascoltare, giocare al piano di sopra i bambini dell'amante del marito, un maschio e due femmine. Tant'è vero che Alessandro non perdonò mai questo al papà. Quando morì Maria Alessandrovna, ecco che Alessandro II sposa morganaticamente la Dolgorukaya, ma nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nella fortezza dei Santi Pietro e Paolo nell'isola della Lepre, ecco che Alessandro II e la moglie sono sepolti insieme in un bellissimo mausoleo funebre all'interno della chiesa. Io l'ho visto proprio fatto costruire appositamente dal figlio Alessandro III. Tra l'altro, tra padre e figlio non correva buon sangue, perché se il padre era un riformatore illuminato, il figlio era un conservatore rigido. Durante il regno di Alessandro II vennero composti Guerra e Pace di Tolstoj, Il diritto e castigo di Dostoevskij, e Dostoevskij era amico di Pobedonocev, che presentò lo zar, che gli fece educare suo figlio. Non l'avesse mai fatto, perché Pobedonocev era il precettore di Alessandro II, era, e poi in parte anche consigliere di Nicola II, era una persona molto
molto conservatrice, e sotto la guida di Pobedonoschev, ecco, c'era un forte contrasto tra il figlio conservatore e il padre riformatore illuminato. C'è chi dice che Alessandro II fu una sorta di antesignano di Gorbaciov, che le sue riforme anticiparono la perestroika e la glasnost, il rinnovamento e la trasparenza di Mikhail Gorbaciov, che se non fosse morto in seguito all'attentato, Alessandro II sarebbe stato vittima di un golpe, un tentato golpe come Gorbaciov nell'agosto del 1991, ma non ci fu un colpo di Stato ci fu davvero, e ne parleremo tra poco, dopo la sua morte, perché è divenuto zar di figlio Alessandro III, ecco che d'accordo con Pobedonoschev rinnega le riforme liberali del padre, non fa entrare in vigore la Costituzione che papà aveva firmato, e i ministri liberali del governo come Loris Melikov, il dittatore del cuore, si sono dimessi, si dimisero. E quindi chiaramente le riforme di Alessandro II cadono nel vuoto e si torna all'autocrazia più rigida. Diciamo, ma come muore Alessandro II? È un paradosso che lo zar più liberale, più riformatore, più illuminato sia stato ucciso dai rivoluzionari, che non fecero altro che bloccare le riforme che lo zar aveva varato. Era una domenica di marzo del 1881, lo zar aveva passato in rassegna le truppe con lo zarevich Alessandro, ormai Nicola era morto, stava tornando al palazzo d'inverno, in piazza del palazzo, una carrozza blindata che gli aveva donato Napoleone III, passa vicino alla proprietà Agneschi, la più bella via del mondo, almeno all'inizio del secolo scorso, fino alla rivoluzione d'ottobre, davanti a quella che oggi è la chiesa del Salvatore sul sangue versato, che venne proprio costruita per ricordare il luogo della morte dello zar Alessandro II. E un terrorista dell'organizzazione terroristica Volontà del Popolo lancia una bomba, però la carrozza è blindata, lo zar rimane immune e viene ferito uno della sua scorta. Lui un po' ingenuamente scende per vedere come stava il suo servitore, tra virgolette, e un altro rivoluzionario gli lancia una bomba che esplode e che lo dilania. Lo zar viene portato a morire a palazzo, vengono convocati immediatamente la moglie, la moglie che era ormai la seconda moglie, quella sposata in modo borganatico, viene convocato lo zarevich, che era nella sua residenza nel palazzo Anichkov, sempre nella prospettiva Agneschi, ma partendo dal monastero Alexander Nevsky, prima del palazzo d'inverno. Arriva Maria Fedorovna, la futura Maria Fedorovna, la futura zarina con Alessandro III, arriva Niki, che giovanissimo assiste alla morte del nonno sul letto, agonizzante nel suo letto, stava pattinando, e praticamente la madre in fretta e furia lo chiama e per andare velocemente a palazzo per salutare il nonno che stava purtroppo morendo e passando, come si dice in gerga, miglior vita. Diventa quindi zar Alessandro III, che d'accordo con Pobedonoschev, il suo precettore, nonché diventerà poi procuratore generale del Santo Sinodo, e questo perché Pietro il Grande abolì il patriarcato e quindi era anche lo zar capo non solo di Stato ma anche della Chiesa, e esisteva un procuratore del Santo Sinodo, e fu in questo periodo storico Pobedonoschev, il precettore terribile, anche che ispirò anche le riforme più conservatrici e assolutistiche del figlio successore di Alessandro III, Nicola II, d'accordo quindi i due, Alessandro III e Pobedonoschev, diciamo, abolire le riforme liberali del papà e a ritornare all'autocrazia e alla persecuzione più terribile nei confronti di tutti i movimenti rivoluzionari. I responsabili della morte dello zar Alessandro II vennero arrestati e vennero poi praticamente uccisi, vennero condannati a morte, e venne stretto un giro di vite nei confronti dei rivoluzionari. Addio alle riforme illuminate dello zar liberatore Alessandro II, e assistiamo a un ritorno all'autoritarismo più stretto, che poi anche dopo la morte di Alessandro III, che regnò solo 13 anni, che morì di nefrite, e lasciando spazio al figlio di Nicola II, l'ultimo dei Romanov, l'ultimo re dei Romanov, sotto il quale visse per esempio il monaco pazzo Grigori Efimovic IX, detto Rasputin o Rasputin, il depravato, di cui si è già parlato in un'apposita live, e che praticamente assistiamo proprio ancora a un passo indietro. Assistiamo solo alla nascita della Duma dopo la rivoluzione del 1905, un atto obbligato, perché altrimenti lo zar avrebbe perduto il suo trono 12 anni prima, anzitempo.
Ebbene amici, questa è, beh, ancora una cosa, se vogliamo si può dire che sotto il regno di Alessandro II, quindi prima della sua morte, ci fu una ribellione delle popolazioni slave che vivevano nell'impero ottomano. Alessandro II l'appoggiò, anche se alcuni ministri del gabinetto erano contrari, dichiarò guerra all'impero ottomano, vinse. Però poteva entrare a Costantinopoli, nella capitale, ma non c'entrò perché Gran Bretagna e Francia erano contrari che l'impero russo potesse avere uno sbocco sullo stretto dei Dardanelli, controllasse Costantinopoli, una zona sicuramente strategica. Preferivano un impero ottomano debole piuttosto che lo stretto in mano a un impero forte come era all'epoca una grande potenza come era quella russa. Venne convocata la conferenza di Berlino nel 1878, che fu uno smacco diplomatico per la Russia, che perse molti di quei vantaggi territoriali che aveva avuto nel Trattato di Santo Stefano precedente, dopo la fine della guerra. E quindi questo è quanto ancora per ricordare ciò che avvenne durante il regno di Alessandro II. Però fatto sta che Alessandro II, molti storici fanno cominciare la storia della Russia contemporanea con Alessandro II, perché è con Alessandro II che si pongono le basi per una Russia più moderna, per riforme illuminate che poi e liberali che si avranno solamente con il governo provvisorio e poi durante la perestroica, la Glasnost di Mikhail Gorbaciov. Anche gli ebrei che furono emancipati in modo definitivo solo durante il periodo del governo provvisorio, tra la rivoluzione di febbraio e quella di ottobre, vennero meno molti vincoli per gli ebrei che poterono andare alle grandi città, mentre prima non potevano andare, avevano dei limiti di, diciamo, mobilità precisi. Benissimo, amici. Questa è la storia di Alessandro II, una storia sicuramente, a mio modo di vedere, appassionante, una storia molto molto interessante. Mi auguro che vi sia piaciuta. Torneremo a parlare di altri momenti della storia russa in futuro. E a me non resta che augurare a tutti un buon Natale, buone feste e ci vediamo dopo Natale, prima di Capodanno, per l'ultima puntata delle mie live e un'ultima puntata annuale di Storia del Popolo Ebraico parlando di Nicholas Winton, lo Schindler List britannico che salvò ben 669 bambini ebrei dalle grinfie naziste a Praga. Grazie a tutti, buona serata, buon fine settimana, ma soprattutto buon Natale a tutti. Merry Christmas!